Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Toscana TV. In apertura, come sempre, la politica, perché si stanno componendo le liste, ovviamente in vista delle elezioni del 25 settembre. Sarà un passaggio cruciale, ma sarà una campagna elettorale tutta fatta sotto l'ombrellone. Il 22 agosto, la prima scadenza, quella della consegna appunto, delle liste dei candidati, quindi un mese o poco più per scegliere e far tornare, pesi e contrappesi tra le varie alleanze, con tante incognite, ma anche qualche punto fermo. Vediamo. Aumenta la fibrillazione per la campagna elettorale brevissima che da qui al 25 settembre porterà al voto per le politiche. La prima scadenza in vista è quella del 22 agosto, data in cui dovranno essere presentate le liste con i candidati ai collegi, per cui in queste ore sono serratissime le trattative tra partiti e alleati per comporre il quadro di chi si presenterà davanti agli elettori. Per la Toscana saranno 36 parlamentari che lasceranno la regione alla volta di Roma. Ciò che è certo è che il Partito Democratico non farà le primarie perché non ci sono i tempi tecnici, per cui sceglierà il segretario Letta in accordo con le sezioni territoriali. Tra i nomi illustri che girano in queste ore, anche se niente è dato per scontato, quello di Simona Bonafè, già eurodeputata e segretaria toscana del PD, che lascerebbe dunque vacanti due ruoli. Se a Strasburgo dovrebbe andare chi arrivò secondo all'elezione, ovvero Alessandra Nardini, oggi assessore in regione, alla guida del PD è ancora un rebus da chiarire. Si parla della sindaca di Empoli Barnini, ma potrebbe anche salire l'attuale vice segretario Pescini. Ma il domino continua perché resterebbe a quel punto da trovare un nuovo assessore in regione. Ruolo che potrebbe toccare a Bugliani o Buggetti. Insieme a Bonafè, altri candidati dati per certo sono l'assessore regionale Marras del Grossetano e Emiliano Fossi, attuale sindaco di Campi, sulla Piana Fiorentina. Tutto però potrebbe essere rimesso in discussione da un accordo quadro con il Centro o Italia Viva, Renzi per dire fu eletto a Scandicci. Anche a destra poche certezze se non Donzelli e La Pietra per Fratelli d'Italia, Mallegni per Forza Italia sulla costa e Andrea Barabotti della Lega, a meno che la sua compagna Susanna Ceccardi non lasci l'Europarlamento per seguire Salvini in quella che pare oggi un'autentica corsa verso il governo del paese. Parliamo adesso di cronaca. Intanto per darvi due notizie, è stato ritrovato in casa defunto il ragazzo di 24 anni di cui si erano perse le tracce a Lucca qualche giorno fa. È stato cercato all'interno della sua abitazione dove appunto è stato trovato senza vita, quando hanno sfondato la porta, le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo, e ne hanno constatato il decesso, ancora da chiarire le cause di questo. Invece un'altra notizia sempre per un ragazzo, stavolta di 26 anni, senegalese, morto ieri mattina a Pontedera, è precipitato da 10 metri di altezza, stava tentando di rientrare in casa, l'appartamento di cui si era dimenticato le chiavi, passando dal balcone, scivolato e sarebbe cascato appunto dal terzo piano e quindi da una decina di metri di altezza. Questa almeno la ricostruzione fin qui fatta dalle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma per il ragazzo non c'era niente da fare. Sempre sulla cronaca, ma questa volta ci spostiamo a Prato perché sono stati denunciati dalla polizia della città due cittadini stranieri residenti a Prato, ritenuti presunti responsabili di due episodi di incendio doloso ad autovetture parcheggiate per strada. Il primo il 19 luglio nel quartiere di Maliseti, il secondo, quello di cui vedete le immagini, la notte successiva in zona La Pietà. Gli sviluppi investigativi curati dalla squadra mobile hanno consentito di mettere in relazione i due episodi, individuando come presunti responsabili due stranieri. Il motivo degli incendi, spiega la questura, risiederebbe in un regolamento di conti a parti invertite per cause sentimentali legate a una pregressa relazione con una donna, quindi una sorta di triangolo amoroso. Nello specifico, il secondo episodio sarebbe ascrivibile a una vendetta da parte dell'altro indagato per l'incendio creato dal primo nella zona di Maliseti, quindi un regolamento di conti. Due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Restiamo a Prato, ci colleghiamo questa volta con Alessandra Grati all'Emporio della Solidarietà, una bellissima iniziativa proprio che si tiene nella città lagnera. Allora, linea Alessandra Grati, a te. Questa mattina siamo a Prato, in via del Seminario. Alle mie spalle vedete appunto l'Emporio della Solidarietà, un'esperienza nata nel 2008 ed è un vero e proprio supermercato dove le famiglie indigenti possono venire a fare la spesa attraverso una tesserina dove vengono caricati i punti. Quindi l'innovazione di questa esperienza è proprio quella, da una parte di dare la dignità a chi viene di poter scegliere i prodotti, dall'altra quella di dare anche la possibilità a queste famiglie di arrivare qui come se facessero la spesa in qualsiasi altro supermercato. Una realtà che è in crescita. Quali sono i numeri per quest'anno?
Anche quest'anno, già nel primo semestre, abbiamo aiutato 1.500 famiglie, che non sono poche, e 150 neonati, perché noi oltre alle famiglie abbiamo anche questa situazione di aiutare le mamme in difficoltà che hanno bambini fino ai 18 mesi. I prodotti che sono venduti all'interno dell'emporio vengono comunque comprati o donati da varie associazioni, ma questo non sempre basta. Com'è la situazione? La situazione, visto diciamo, la quantità delle persone, delle famiglie che si rivolgono all'emporio, in considerazione anche dell'aggravarsi della crisi che porta le stesse famiglie alle quali prima poteva bastare una quantità anche inferiore di prodotti per pareggiare quella che è la loro situazione diciamo, economica, e quest'anno abbiamo dovuto aumentare i punti caricati sulle tessere proprio per venire incontro a questa maggiore difficoltà, a questa maggiore povertà delle famiglie, e quindi abbiamo bisogno di altro materiale oltre a quello che ci arriva dalle associazioni, a quello che ci arriva dall'Europa, a quello che ci arriva dalle tante aziende che ci aiutano in questa situazione. Non solo beni di prima necessità, ma l'emporio ha anche un'altra esigenza. L'esigenza di avere volontari, soprattutto in questo periodo. Ecco, abbiamo bisogno di più persone che ci aiutano a distribuire le cose. Da Prato è tutto, restituisco la linea. Grazie Alessandra Grati, noi cambiamo argomento, ci spostiamo a Lucca dove è in corso il Lucca Summer Festival, una manifestazione di cui insomma che ha bisogno di poche presentazioni, siamo quasi alla fine del percorso musicale di questo festival ritrovato dopo 2 anni di pandemia, vediamo. Siamo quasi alla fine del viaggio blues che da ormai 24 anni accompagna le estati toscane. Stiamo parlando di lei, Lucca, la città circondata da mura che ogni anno dal 1998 ospita una tra le manifestazioni musicali più importanti a livello italiano, il Lucca Summer Festival. Il Lucca Summer Festival ha visto susseguirsi dal 1998 a oggi più di 300 artisti e più di 1 milione di spettatori, ospitando sul suo palco cantanti e band di fama nazionale e internazionale. Paolo Conte, Caparezza, John Legend, De Gregori, Litfiba sono solo alcuni tra i nomi che si sono susseguiti sul palco dal 25 giugno a oggi in questa edizione 2022. Domenica scorsa, dopo 2 anni di rinvii e 9 di assenza dal festival, è tornato a scatenare la piazza lucchese Ben Harper, uno dei bluesman più ascoltati al mondo. Chitarra alla mano e il suo immancabile cappello, Ben Harper, insieme alla sua band storica The Innocent Criminals, ha alternato pezzi noti al grande pubblico e pezzi più sperimentali, tutto in nome dell'eclettismo che lo contraddistingue da sempre. Il programma è ricco e ha tutte le intenzioni di recuperare 2 anni di concerti e eventi live messi in pausa a causa della pandemia. I prossimi appuntamenti in calendario sono Bruno Risas il 24 luglio, Enzo Avitabile e Beppe Servillo. Il 28 luglio, a chiusura, l'ultimo giorno del mese, affidata a Justin Bieber, Comi e Mara Sattei. E in chiusura, ma con un ampio spazio, ci colleghiamo con Fabio Ferri a Moena, dal ritiro alla Fiorentina, dagli sgoccioli del ritiro della Fiorentina, visto che siamo alle ultime battute, per capire ovviamente quali sono appunto gli ultimi aggiornamenti in un ritiro come dire, che ha portato anche dei nuovi innesti importanti nella Fiorentina, l'ultimo quello di ieri di Dodò, ma insomma anche una partita importante ieri. A te Fabio. Ciao Alessio, un saluto a tutti gli amici di Toscana TV. Sì, è vero, grande entusiasmo ieri per l'arrivo di Dodò, il nuovo terzino destro della Fiorentina, calciatore brasiliano arrivato dallo Shakhtar di Donetsk, formazione ucraina che ha fatto partire il calciatore verde oro per una cifra intorno ai 14 milioni di euro più bonus. Ieri momento davvero molto bello, molto spettacolare, quello della firma del contratto di Dodò con Gio Barone, il DG della Fiorentina, che era proprio al centro del campo insieme al calciatore brasiliano. Appunto la firma è arrivata sul terreno del Cesare Benatti, dove dopo appunto questo momento così molto bello è arrivata poi anche l'amichevole contro la formazione di Serie C del Trento, un'amichevole terminata 4-1 con la Fiorentina che è andata in gol subito con Zurkowski dopo appena due minuti.
poi una doppietta di Sottil con un gol davvero molto bello arrivato su calcio piazzato da parte di Riccardo Sottil, e poi nel secondo tempo è arrivato anche il quarto centro per la Fiorentina segnato da Jovic. Per quanto riguarda invece il reparto difensivo, da segnalare che è arrivato il gol subito, quello del 3-1, un gol subito che è arrivato sulla corsia di Rasmussen, che è uno dei giocatori rientrati dai vari prestiti in giro per l'Italia e per l'Europa, un giocatore adattato sul ruolo di terzino sinistro, che si è fatto bruciare nell'occasione appunto del 3-1, pallone poi messo al centro, è arrivata la rete del Trento, diciamo però unico vero pericolo creato dalla formazione trentina nella ripresa, mentre nel primo tempo qualche offensiva, qualche sortita offensiva la formazione trentina l'ha avuta. Fra l'altro, dicevamo, raccoglievamo anche un po' di indicazioni, diciamo, da insider all'interno delle fila della formazione del Trento, una formazione molto ambiziosa per questa stagione di Serie C, una formazione che ambisce alla Serie B, e dunque nel corso del ritiro abbiamo visto crescere il livello di intensità durante gli allenamenti, ma anche il livello di difficoltà legato alle partite amichevoli. Ecco, la partita di ieri è stata giocata con una formazione che comunque è composta da giocatori ex Udinese, c'era Pasquato nella formazione titolare che è addirittura un ex Juventus, dunque davvero una formazione che è stata una buona sparring partner per la Fiorentina. Senti Fabio, siamo veramente in chiusura, quindi telegrafico, ti volevo chiedere un po' del clima, non quello meteorologico, perché insomma laggiù sicuramente si sta meglio che da queste parti, ma di solito al ritiro si capisce anche un po' l'entusiasmo dei tifosi. Su una scala da 0 a 10, a quanto lo metteresti adesso, telegrafico? Direi 8, perché 10 è difficile da dare, però davvero si è respirato un grande entusiasmo sia in questa seconda settimana che nella prima settimana. Grazie mille Fabio Ferri, naturalmente ci ritroviamo nelle prossime edizioni, appuntamento poi ovviamente anche con Casa Viola e con tutti e con il telegiornale sportivo. Grazie Fabio, è tutto invece per questa edizione del telegiornale, grazie a tutti voi per averci seguito, ci ritroviamo più tardi, buona giornata.